una fusoliera larga appena 30 centimetri. Ma quale aeroplano può avere delle dimensioni del genere? Questo strano aeroplano è l'Agilis, prodotto dalla Zlin, azienda italo-ceca, specializzata nella costruzione di velivoli ispirati all'immarcescibile Piper Cub. L'Agilis è stato subito ribattezzato aerocavallo proprio per questa caratteristica, che si pilota con i piedi all'esterno. Ce ne parla l'ideatore di questa macchina, Pasquale Russo, titolare della Zlin Aviation. L'Agilis rappresenta per me un sogno. Io ho tanti anni che volevo fare una macchina molto compatta e stretta e che desse al pilota il feeling puro del volo. Nessun orpello, nessun optional non necessario, non ci sono porte, non ci sono vetri, si è semplicemente in volo. L'Agilis è un biposto, così come lo volevo disegnare, estremamente minimalista. Lo stesso bagagliaio è ridotto all'osso e si può immaginare in diverse configurazioni. Il carrello è anch'esso essenziale, è costituito da due semplici tubolari in ergel, ma soprattutto può essere equipaggiato con dei pneumatici a bassa pressione, in questo caso della Goodyear, che permettono di atterrare praticamente ovunque, potendo assorbire gli urti di eventuali terreni sconnessi. I freni a disco assicurano degli spazi di atterraggio veramente ridotti, stiamo parlando di misure inferiori ai 20 metri. Il pannello strumenti è ridotto veramente all'essenziale, si ispira al concetto di minimalismo, abbiamo semplicemente un airspeed indicator e degli strumenti motore o eventualmente per la radio. Nonostante la sua essenzialità, l'aerocavallo è costruito come un vero aeroplano. Tutti i particolari sono estremamente curati e rispondono ai requisiti aeronautici. Il ruotino, comandato dalla pedaliera, è dotato anch'esso di uno pneumatico a bassa pressione. La struttura del velivolo è quella tipica di tutti i Savage, ispirati al Piper Cub. Quanto costa questo aeroplano? Faremo di tutto per farlo costare 33.000 euro compreso IVA, anche se non è un'operazione semplice, e voglio solo dire che le velature, per questo intendo ali e piani di coda, sono quelle tradizionali di un Savage che vediamo da tanti anni nei cieli italiani. Pasquale, la tua voglia di avventura non si esaurisce con gli aeroplani della serie Savage. È un aeromodello, ma è costruito esattamente come un aereo vero, con gli stessi materiali e con la stessa cura del dettaglio. È in scala 1 a 2,5, pesa 23 kg circa, ha un motore 4 tempi. Gli pneumatici sono esattamente tali e quali a quelli che usiamo sull'aereo vero e vengono costruiti per noi alleggerendoli. I tubi di acciaio della fusoliera sono i medesimi dell'aereo vero, cambiano solo gli spessori. È saldato a TIG dalle stesse persone che saldano gli aeroplani veri. E per quanto riguarda le ali, vi posso garantire che sono esattamente le ali del Savage. E trainiamo degli alianti radiocomandati, che sono altrettanto capolavori, non di nostra produzione, ma ci rivolgiamo quindi a un pubblico, insomma, di un certo livello aeromodellisticamente parlando.